Freffi Radio, sono Giulia Bianconi dalla 19ª Festa del Cinema di Roma. Sono in compagnia di Anna Ferzetti e Giancarlo Commare, due dei protagonisti della serie Qui non è Hollywood. A Vetrana. Vetrana è stato un caso mediatico molto forte che ha, insomma, coinvolto l'Italia intera, no? Tutti erano con lo sguardo alla ricerca, cioè per capire, per riuscire a capire anche le sorti di questa ragazza, e poi abbiamo scoperto purtroppo le sorti. Volevo capire, da attori, è stato un rischio, una responsabilità raccontare una storia come questa? Sì, sicuramente una grande responsabilità, ripercorrere quel periodo che ricordiamo tutti. Non è semplice quando ci viene chiesto a noi attori di interpretare casi realmente esistiti o personaggi realmente esistiti. Quindi bisogna averne cura e rispetto, prima di tutto. Nel mio caso io rappresento proprio tutta una fascia, nel senso che nel mio personaggio sono racchiuse le varie figure che ci sono state all'epoca. Nessuna di preciso. E quindi è stato forse, possiamo dire, più semplice creare un personaggio nuovo in qualche modo. E la cosa interessante che, facendolo e studiandolo, ho capito che questo lato umano che usciva era interessante, faceva in qualche modo famiglia per me, mi aiutava in qualche modo a capire questi personaggi. E abbiamo lavorato con Pippo Mezzapesa proprio su questo, cioè di far uscire l'umanità di questa donna. Sì, Daniela giornalista, ma allo stesso tempo quest'occhio esterno che eravamo noi all'epoca, pubblico. Daniela è un po' il fil rouge di tutta la vediamo in tutta la serie, e avrà un cambio lì per lì, che è stato in qualche modo naturale anche per me durante le riprese. Ci siamo molto affidati a Pippo, abbiamo respirato comunque un'atmosfera importante riaprendo questo momento, e quindi sì, ecco, insomma, sì. Ma io mi sento di dirti, se posso, che di queste responsabilità, insomma, ce le prendiamo sempre, non solo in questa occasione, sì. Perché comunque sia il lavoro che facciamo è anche quello di rappresentare le persone che stanno dall'altro lato, quindi per quanto mi riguarda lo cerco di affrontarlo sempre con grande rispetto, al di là di chi ho di fronte e di chi sto interpretando, perché comunque sia facciamo questo lavoro, quindi è importante non giudicare i nostri personaggi a prescindere da quello che hanno fatto o fanno nella loro vita. In questo caso è stato per me molto interessante lavorare su questo personaggio, perché sì, è un personaggio che si riferisce a qualcuno che esiste, ma abbiamo lavorato sul creare un Ivano Russo, e non, cioè, siamo partiti da quello che potrebbe essere o che è stato questo personaggio, questa persona, ma poi ci siamo affidati un po' a quello che veniva scritto di questo personaggio. E con Pippo abbiamo lavorato appunto su rappresentare un ragazzo che fosse però quel ragazzo che rappresentasse quella condizione sociale, quello stato. E poi con il mio personaggio, insomma, abbiamo cercato di portare un po' di leggerezza all'interno del progetto in generale, perché insomma è abbastanza cupo, quindi con il mio abbiamo un po' cercato di equilibrare un po' le cose, no? Rappresentandolo anche un po' superficiale in tante cose, no? E invece poi quando si entra nel vivo della situazione è lì che proprio inizi a capire veramente poi invece di che pasta è fatto questo personaggio, che magari millanta di essere quello coraggioso, quello è, e invece poi è il primo a fare due passi indietro per andarsi a nascondere. E quindi è stato per me interessantissimo lavorare su questo aspetto e sull'aspetto che poi, insomma, lo vediamo anche sul titolo, Qui non è Hollywood, cioè su la caratteristica di questo personaggio, appunto, di ritrarsi ma di ritornare subito all'attacco nel momento in cui arrivano le telecamere, perché lui comunque rappresenta anche quell'aspetto lì alla fine della storia di questo racconto. Lo vediamo che proprio porta la sua attuale ragazza
come fan di Sabrina Misteri, quindi insomma partecipa vivamente a questo circo. Il circo un po' il personaggio della giornalista un po' rispecchia all'inizio quello che poi fa il pubblico quando sì. gli spettatori quando seguono anche un fatto di cronaca, come se dovessero per forza capire e conoscere. Se sembra che diventi tuo, no? Diventi parte della, cioè, della storia, assolutamente. L'intenzione quasi voyeuristica, no? Sì, nel sì, voler sì. per forza. Infatti è quello stato, cioè per me è stato il fatto che era proprio l'occhio esterno, cioè l'occhio che eravamo noi all'epoca, io, Anna, no? Cioè il ricordo, quindi il fatto di accendere, di aspettare, di capire che cosa stava succedendo. Però alla fine... cercare di trovare poi un altro lato, secondo me è la cosa poi più interessante, no? Cioè far vedere solo quel lato del giornalismo non ci interessava. In qualche modo mi sento di dire che Pippo, cioè più loro ovviamente scrivendo, poi noi ovviamente abbiamo dato il nostro contributo, ma forse abbiamo cercato di far vedere quello che non è stato visto, non è stato detto, no? Perché comunque al di là di tutto stiamo rappresentando delle persone, degli esseri umani, e quindi abbiamo cercato, penso, ognuno di noi... Nel rappresentare il nostro essere umano, di rappresentarlo a 360 gradi. Di trovare quindi una... non una figurina, come magari poi è rimasta, no? nel tempo, perché poi parlando tanto si dicono tante cose, poi si idealizza anche tanto, però ecco, noi penso che abbiamo restituito un po' di umanità a quello che forse avevamo dimenticato essere umano. Grazie mille. Grazie a te. Grazie ad Anna Ferzetti e a Giancarlo Commare, due dei protagonisti della miniserie Qui non è Hollywood, diretta da Pippo Mezzapesa, presentata in anteprima alla 19ª Festa del Cinema di Roma e disponibile in esclusiva su Disney Plus dal 25 ottobre. Io sono Giulia Bianconi per Fred, The Festival Insider.